Radio Radicale, appuntamento con alta sostenibilità qui sulla nostra emittente. Chi vi parla? Valeria Manieri, insieme ad Elis Biettone, per parte ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Questo Buongiorno Valeria. appuntamento del lunedì, cercheremo di parlare di lavoro e soprattutto di sicurezza sul lavoro. Sia perché vogliamo ricordarvi la recente adozione da parte della Commissione europea della strategia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, sia perché purtroppo ci sono stati ormai da tempo, ma soprattutto nell'ultimo periodo, episodi di cronaca che riguardano ancora troppo spesso casi di morti bianche sul lavoro, anche tragiche, sia perché ovviamente anche il concetto di lavoro e sicurezza sta cambiando anche alla luce dei cambiamenti portati dalla pandemia, e quindi anche dallo smart working, dal lavoro agile, insomma, di materiale quest'oggi su cui riflettere e parlare ce n'è. E abbiamo in collegamento Francesco Santi, presidente dell'Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza. Ben Buongiorno, trovato. buongiorno, buongiorno. Abbiamo Rossana Dettori, segretaria confederale della CGIL con delega alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ben trovata. Buongiorno. E sebbene con un collegamento un po' pericolante, ma ci proviamo lo stesso, Marco Bentivogli, coordinatore nazionale di Base Italia. E Buongiorno. buongiorno. Torno da te, Elis, per diciamo, iniziare il nostro giro di opinioni, ovviamente di riflessioni in questa nostra mezz'ora. Sì, Valeria, lo hai anticipato. Il 28 giugno la Commissione europea ha adottato la strategia europea appunto per la salute e la sicurezza sul lavoro e nonostante negli ultimi 30 anni gli infortuni mortali si siano ridotti nettamente, si sono ridotti del 70%, in questo piano strategico si registra come la situazione sia ancora molto preoccupante. Ora vedremo con i nostri ospiti nel dettaglio perché. E si sottolineano i benefici, oltre che sociali, anche economici di una strategia efficace. Infatti, per ogni euro investito in salute e sicurezza sul lavoro se ne restituisce circa il doppio ai datori di lavoro. Una solida strategia dà un contributo vitale a un'economia sostenibile e riduce i costi delle spese sanitarie e delle spese di altre spese sociali a carico quindi della collettività. Ma non vado oltre e vado subito da Francesco Santi con una valutazione complessiva di questa strategia. Risulta secondo lei adeguata al passo con i tempi per affrontare il problema? Grazie Elis. Ma dirò che come associazione di professionisti che dal 1975 si occupa di queste tematiche, vediamo in questa strategia un po' degli aspetti positivi e degli aspetti, diciamo, migliorabili, per essere corretti. I principi chiaramente sono condivisi, no? La sicurezza come uno degli elementi basilari dell'economia dell'UE al servizio dei cittadini, il luogo di lavoro sano e sicuro come diritto fondamentale per raggiungere i goal appunto dell'ONU e anche quindi i goal di ASVIS, sono fuori discussione. Ricordiamo oggettivamente che miglioramenti negli ultimi 30-40 anni sulla sicurezza sul lavoro ci sono stati in modo estremamente significativo, pensando che dal 94 ad oggi siamo si è passati da 6 infortuni mortali ogni 100.000 lavoratori, diciamo a meno di 2, però bisogna anche segnalare che negli ultimi 10 anni questo calo è stato veramente molto leggero, no? Da 2,1 a 1,9. Quindi questo è un plateau che è stato raggiunto e purtroppo vedremo anche in Italia la situazione è molto simile. Nelle linee guida si parla chiaramente delle nuove sfide, quindi l'attenzione al rischio chimico, piombo, cobalto, amianto e tutti i rischi anche tra virgolette nuovi, come i rischi psicosociali, i rischi mentali, gli aspetti ergonomici fondamentali, tutto quello che riguarda il futuro digitale e anche il diritto alla disconnessione. E si fa riferimento alla Vision Zero Infortuni che da anni stiamo tutti portando avanti, direi, con intensità. Si fa particolare riferimento ad alcuni aspetti di lavoratore, quindi al Servizio Sanitario Nazionale, al servizio, diciamo, del sanitario per il mondo sanitario, quindi per gli addetti alla sanità,
per gli agricoltori, la formazione per gli agricoltori, il problema dei lavoratori stagionali transfrontalieri e anche la formazione e il ruolo degli ispettori pubblici. Detto questo, che è tutto assolutamente condiviso e condivisibile, personalmente come associazione rileviamo alcune lacune. Tanto per dire, non si parla minimamente della nuova situazione legata alla gig economy e quindi a tutti i rischi legati alla gig economy. Non si fa nessun riferimento all'integrazione fra sicurezza, salute e sostenibilità, cioè vedere la sicurezza e la salute ormai come un mondo unico è abbastanza superato. E infine si ripropone, anche se tra le linee, un approccio direi alla sicurezza come tema di contrapposizione fra datori di lavoro e lavoratori. Questo secondo noi va assolutamente superato. La sicurezza e la salute non sono un argomento di possibile scambio, sono un prerequisito, cioè il lavoro è sicuro e salubre, se no non è lavoro, punto. Diciamo, non si può discutere di questi aspetti. E purtroppo questo tema noi l'abbiamo visto anche nel approccio al Covid, no? I protocolli, se andiamo a leggere i protocolli che sono stati firmati, non parlavano, ad esempio, nelle prime versioni, non era citato chi era il medico competente, non è citato in nessun protocollo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e proprio il servizio di prevenzione e protezione, che è alla base di ogni organizzazione, proprio non esiste come parola, se l'ho andata a cercare. Quindi, secondo me, ci sono dei punti che ormai anche nelle grandi organizzazioni, quelle le punte più avanzate, diciamo, dell'approccio alla sicurezza hanno già affrontato da tempo, come ad esempio il problema dell'approccio comportamentale, cioè la sicurezza, la salute e l'ambiente come problema comportamentale, d'accordo? Non si fa nessun riferimento al mondo dei professionisti, questo purtroppo siamo abbastanza abituati, diciamo che c'è un altro tema che purtroppo in Italia è molto carente, che è l'approccio alla mancanza della cultura, della manutenzione, dell'asset management. Anche su questo le linee guida non parlano. È vero che è un problema molto italiano, però non è solo italiano, cioè tutta una fascia di paesi, diciamo, soprattutto nel Mediterraneo. Certo. Quindi queste sono alcune carenze che secondo noi bisognerebbe assolutamente migliorare, ecco, in questo aspetto. Non so, ecco, se ho detto forse troppo. No, importante e esaustivo. Allora, segretaria Dettori, invece in merito alla sicurezza e salute sul lavoro c'è anche un aspetto poco trattato che riguarda le violenze sul posto di lavoro. Si va dalle molestie, alle quali più spesso sono le donne a essere sottoposte, ma anche al mobbing e allo stress psicologico. L'Italia, prima in Europa, ha ratificato nel gennaio 2021 la Convenzione dell'ILO sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, ma ad oggi l'attuazione della relativa legge è bloccata. Voi avete anche indirizzato una lettera al governo in merito. Sì, noi abbiamo. Posso dire soltanto una cosa. Prego. Rispetto a quello che ha detto prima Santi, cioè nel senso che nel piano strategico europeo c'è anche una forte raccomandazione all'Italia che manca di un piano strategico italiano, che è la questione che tutti insieme stiamo chiedendo, che è uno dei temi che dovremmo risolvere. Poi concordo davvero molto con le cose che ha detto. Poi se c'è un'altra possibilità vorrei ragionare anche sulle difficoltà che abbiamo avuto nello stendere nel fare i protocolli su salute e sicurezza, perché manca una cultura generalizzata nel nostro paese di salute e sicurezza intesa globalmente, psicofisica, oserei dire, dei soggetti, dei lavoratori, ma per alcuni aspetti anche dei cittadini, perché poi spesso l'inquinamento che si produce nei luoghi di lavoro colpisce anche i cittadini che vivono intorno a quei luoghi di lavoro. Per tornare alla Convenzione 190, la raccomandazione dell'ILO, in cui il nostro paese, devo dire, è stato il primo, anche con un dibattito molto interessante fatto in Parlamento, con una condivisione di tutti i gruppi parlamentari, a dare l'ok e fare la legge sulla questione di molestie, violenze e mobbing nei luoghi di lavoro, che riguarda in parte le donne, ma che riguarda l'insieme di tutti i lavoratori, perché ovviamente non ci sono, ci sono alcuni fenomeni che riguardano davvero le donne, pensare alle molestie sessuali. Anche lì abbiamo qualche difficoltà con alcuni datori di lavoro a far sì che i codici vengano
rese esigibili tutti i luoghi di lavoro, ma oggi fenomeni come il mobbing, come lo stalking interno nei luoghi di lavoro è abbastanza diffuso e riguarda tutti. Noi abbiamo un ritardo purtroppo, nel senso che siamo stati il primo paese, adesso siamo diventati l'ottavo, perché non siamo riusciti a consegnare materialmente l'atto prodotto dal governo italiano alla Commissione, all'ILO, e quindi è tutto bloccato, perché sino a quando tutti i paesi non mandano gli atti prodotti, la convenzione non diventa attiva. Quindi questo per quanto riguarda, e vorrei che però ci fosse da parte di tutti quelli che si occupano di salute e sicurezza su questo tema, che è un po' un tema culturale, come diceva prima anche Santi, ci fosse una riflessione di tutti, non soltanto dei soggetti, sindacati, parti sociali complessivamente e governo, ma anche della cultura dei cittadini italiani, perché l'educazione è fondamentale, la formazione. Grazie. Volevo provare a passare la parola a Marco Bentivogli, diciamo connessione permettendo, perché volevo sapere come la pensava, diciamo, anche rispetto a questi due primi interventi sul tema che stiamo toccando, e aggiungere, diciamo, in corsa anche un altro tema, specificamente il tema lavoro e sicurezza e nuove modalità di lavoro agile, di smart working, come sta cambiando il mercato del lavoro da questo punto di vista e quali sono le nuove tutele invece da attuare, il diritto alla disconnessione, ma anche insomma alla salute mentale, insomma ci sono tanti temi che stanno intervenendo oggi in queste nuove modalità che un po' la pandemia ci ha imposto, ma che in realtà insomma sono nell'aria da un po', sono semplicemente state accelerate appunto da questa emergenza. Innanzitutto sono molto, se si sente, sono molto d'accordo con quello che è stato detto sia da Francesco Santi, da Rossana Dettori e dell'introduzione di Elis. E aggiungo che il tema fondamentale è proprio quello educativo-culturale. Noi abbiamo una necessità di iniziare almeno dalle scuole medie a fare un lavoro educativo che invece troppo spesso è considerato un accessorio del percorso educativo e di istruzione delle ragazze e dei ragazzi. Questo primo aspetto. Questo si aggiunge molto con la questione del digitale e le nuove forme organizzative del lavoro. Una cosa che non funziona proprio l'operazione che il digitale svolge sul lavoro, cioè di scongelamento dello spazio e del tempo, non funziona proprio la iperregolamentazione. Io nel mio libro cito ad esempio la circolare dell'INAIL di marzo 2020, perché è un capolavoro di come si trattano le lavoratrici e i lavoratori come dei bambini, non come degli adulti. Ecco, immaginare che le persone siano sicure se viene prescritto esattamente tutto ciò che devono fare in ogni secondo è una follia. Insomma, bisogna lavorare sulla responsabilizzazione delle persone, e invece dal punto di vista manifatturiero le tecnologie 4.0 sono tecnologie molto più sicure della vecchia robotica degli anni 70 fordista, perché hanno delle sicurezze che con molta più difficoltà possono essere manomesse. I casi che citavi appunto Valeria sono situazioni in cui il titolare dell'azienda, per far correre un po' di più e molto di più, ha messo in pericolo le persone. L'ultimissima cosa su cui finalmente mi sembra il ministro Orlando abbia detto qualche parola in più riguarda le autorità ispettive. Noi abbiamo avuto tutti i vari governi di tutti i colori, centrodestra, centrosinistra, che hanno demolito gli organici, la capacità di intervento delle autorità ispettive. Poi ci sono sicuramente regioni che hanno enti più efficaci e regioni che ne hanno di meno. Di fatto però questa caccia alle streghe che molte imprese fanno dicendo che hanno i controlli tutti i giorni, si è andato a verificare la probabilità di ricevere un controllo uno ogni 26 anni, per cui tutta questa oppressione ispettiva rispetto al lavoro nero, al lavoro insicuro, al lavoro illegale è tutt'altro che un, diciamo,
un fronte così efficace, diciamo, nel nostro paese. È più probabile per le attività commerciali o di somministrazione ricevere la visita della ASL o del comune di competenza per qualche altra ragione, ma quello, diciamo, dell'ispettorato del lavoro, ai noi, mi pare piuttosto, appunto, piuttosto rara come evenienza, ancora troppo rara. Assolutamente. E allora ripasserei la parola a Elise. Sì, e ripartiamo da Santi. Lei dal suo osservatorio dell'Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza ha ben presente la situazione italiana, quali sono le maggiori criticità, dove avvengono più spesso gli infortuni. Ecco, abbiamo dati aggiornati in grado di dirci qualcosa di più approfondito in merito? È una domanda interessantissima, tra l'altro anche nel framework europeo si fa un punto molto, si accentua molto questo punto, perché è evidente che solo basandosi su dati disponibili, omogenei e sicuri e approfonditi possiamo lavorare per garantire il miglioramento. Del resto i dati dimostrano che in Europa, appunto, si è passati dai 6 infortuni mortali ogni 100.000 abitanti, ogni 100.000 lavoratori a meno di 2. In Italia si è passato dai 4.500 infortuni degli anni 50 a un numero che oscilla fra 1.000 e 1.200, però sia in Europa che in Italia questi numeri dimostrano una specie di plateau, diciamo, non si riesce a scendere sotto un determinato valore. Allora, per far questo è chiaro che l'indagine deve essere e i dati debbono essere accessibili e molto più dettagliati e cominciare a ragionare giustamente in termini anche di ispezioni e di fare le ispezioni, ma fare le ispezioni basandosi sui dati, cioè è del tutto inutile continuare a puntare sempre sulle stesse tematiche, ma invece bisogna andare a guardare i dati e capire provincia per provincia, regione per regione, settore produttivo per settore produttivo, quali sono le attività, le professioni e le mansioni, fino alle mansioni più rischiose, e questi dati sarebbero disponibili. Noi abbiamo l'open data di INAIL che è disponibile e affronta e arriva a una certa precisione, ma ad esempio in Emilia-Romagna è stato reso disponibile il, diciamo, l'effetto dell'open data raccolto e gestito dalla regione, che arriva fino all'analisi per mansione e per singola attività dell'infortunio. Allora, o dell'incidente, diciamo, e quindi questo dà una possibilità seria di poter fare, ad esempio, il documento di valutazione dei rischi, che non deve essere sempre del tutto generico su tutti gli argomenti, ma bisognerebbe che ci si centrasse settore per settore, attività per attività, zona per zona, sui dati che sono disponibili, e non sono i dati storici solo della singola azienda, che magari è una startup e quindi non ha dati storici, ma bisognerebbe che si ragionasse sui dati generali degli ultimi 4-5 anni di quel settore, di quell'attività, di quel lavoro. Quindi i dati dovrebbero esserci. Ad esempio, la Regione Emilia-Romagna le ha rese disponibili e si possono fare queste indagini. Purtroppo, diciamo, non c'è omogeneità e soprattutto non è garantita questo accesso da tutte le regioni. Diciamo. Il problema è fondamentale, perché se vogliamo andare a lavorare e abbassare questo, appunto, plateau a cui siamo arrivati, bisogna fare dei passaggi che non sono quelli che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni. E l'approccio, come è stato già detto, di tipo culturale, di formazione e anche, direi, passatemi in termini, di socializzazione del problema della sicurezza, perché l'infortunio, il caso numero uno di infortuni è gli incidenti in itinere, e l'azienda, diciamo, sugli incidenti in itinere può fare ben poco. È un problema di organizzazione sociale, esattamente come in parallelo ci ha dimostrato il Covid. Molto spesso nelle aziende, nel posto di lavoro, era il posto più sicuro per il Covid, perché era molto più probabile prendersi nei mezzi di trasporto piuttosto che in altre situazioni, o addirittura in famiglia. Mentre sul posto di lavoro c'era un protocollo che comunque era stato studiato, era stato approfondito, e spesso era più sicuro stare 8 ore in ufficio che non 2 ore per andare e tornare.
questo problema è identico, diciamo, dal punto di vista degli infortuni, che ormai, diciamo, incidono in modo estremamente importante negli infortuni in itinere. E questi aspetti si lavora solo ragionandoci in termini sociali e in termini sicuramente di tipo culturale ed educativo, per cui quello che è stato detto noi lo sposiamo appieno. Ci sono dei casi molto interessanti di esperienze di formazione fatte nelle scuole che danno degli spunti che sono, fanno venire, diciamo, i brividi dall'importanza che si riesce a fare, quello che si può fare con i giovani. Chiaro, chiaro, grazie. E allora ripartiamo proprio da qui. Oltre alle morti e agli infortuni, esistono numerose professioni che ancora oggi implicano invece serie minacce proprio per la salute, proprio a causa dell'esposizione dei lavoratori ad agenti dannosi. Uno su tutti, pensiamo, l'esempio più plateale è quello dei lavoratori a contatto per decenni con l'amianto, ma non solo. Dettori, su questo la strategia ci viene in aiuto? In parte ci viene in aiuto. Prima di arrivare qua faccio sempre un piccolo commento a Santi, nel senso che sono molto d'accordo su, l'ha detto anche Bentivogli, sul fatto che abbiamo un problema culturale di formazione a partire dalle scuole, sui lavoratori e direi anche sui datori di lavoro. Quindi la formazione deve davvero riguardare tutti. Aggiungo una cosa però, Santi, che gli incidenti in itinere, è vero che c'è un problema di responsabilità, di formazione, di attenzione, ma c'è anche un problema che riguarda le imprese rispetto all'organizzazione del lavoro, perché spesso turnistiche molto pesanti, non pause fra un turno e l'altro, poi determinano anche quello che accade. Finita questa piccola questione, io sì, il piano strategico ci dà, perché entro il 2022 sull'amianto bisognerebbe mettere in piedi strategie più specifiche. A me la cosa che preoccupa molto è che nel nostro paese, che sull'amianto, soprattutto se pensa al Piemonte, all'Emilia, si è fatto molto anche da parte delle associazioni, oltre che delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sociali, ancora oggi non abbiamo in tutta Italia presente quanti sono i siti e i luoghi dove c'è ancora presenza di amianto. Quindi, nonostante l'esperienza, nonostante la tragica esperienza che abbiamo fatto, c'è ancora un ritardo sia sull'aggiornamento dei siti. Il Ministero dell'Ambiente ne ha una parte, ma non ce li ha tutti, sia proprio su come, ad esempio, mettere in sicurezza le scuole, che sono uno dei luoghi dove ancora, soprattutto nei tetti, c'è ancora presenza di amianto. Però oggi, e il Covid dovrebbe insegnarci, lo dobbiamo provare a ragionare a tutto campo, perché gli agenti che determinano patologie rispetto sui lavoratori sono diversi: c'è da una parte l'amianto, ci sono fattori chimici, ci sono fattori batteriologici, come ci insegna il Covid, fattori virali che bisogna assolutamente tenere sotto controllo. Molti di questi fattori, se pensa ad alcuni fattori patogeni e alcuni inquinamenti dovuti all'utilizzo di strumenti particolari nei luoghi di lavoro, c'è tutto un tema che riguarda i tumori, ad esempio, su cui poco si indaga, secondo me. Forse bisognerebbe davvero su questo essere un po' più attenti, e per farlo bisogna mettere in piedi una strategia europea e nazionale, soprattutto sulla prevenzione e la verifica di ciò che c'è in ogni luogo di lavoro. Certo. Su questo siamo in ritardo, siamo molto in ritardo. Ecco, volevo passare la parola a Bentivogli con un'ultima domanda, approfittando in realtà di un elemento di cronaca che un po' si distacca, diciamo, dal tema salute e sicurezza, ma è un elemento di grande attualità, quindi già che c'è Bentivogli ne approfittiamo, ovvero l'emergenza lavoro in Toscana e il licenziamento in tronco di 422 dipendenti della GKN, e più che altro anche nella modalità di comunicazione arrivata ai dipendenti, ovvero senza un preavviso e tramite email. Che cosa sta succedendo oggi in questo mondo del lavoro, diciamo, post emergenza pandemica, e appunto in cui anche le modalità non sono sempre proprio delle migliori? Allora, dunque, il comportamento sia di Gianetti sia di CKM, delle direzioni aziendali, è stato indecente, insomma.
non è un fatto nuovo che un'azienda chiuda, è un fatto non decente che l'azienda non informi per tempo i lavoratori e le organizzazioni sindacali di una situazione che sta precipitando e di un cambio di strategia rispetto alla localizzazione produttiva nel nostro paese. Ecco, io su questo però fa molto cool sui giornali per dire multinazionali, in realtà non è che le aziende italiane siano campioni di responsabilità sociale. Sì, se noi guardiamo il disastro delle cooperative della logistica che lavorano presso ad Amazon, sono tutte italiane e le condizioni di lavoro sono assurde, sono intollerabili, eccetera. Ecco, bisognerebbe un po' smontare questo alone così sensazionalistico, un po' ideologico. Anzi, normalmente le multinazionali ci sono dei contratti molto, molto specifici, molto specifici, molto dettagliati. Le multinazionali si comportano come le aziende italiane, ci sono quelle virtuose, ci sono quelle che adorano farsi chiamare padroni, insomma. Il tema è che, allora, innanzitutto, queste decisioni di chiusura di stabilimento non c'entrano nulla con l'avviso comune fatto da CGIL, CISL e UIL e il governo. Cioè, per chiusura di stabilimento si potevano chiudere anche nel corso dello scorso anno. L'attenzione maggiore di tutti i media c'è appunto un po' per mettere in discussione questo avviso comune, che invece è stato, a mio avviso, un atto di buon senso che comunque prevede il fatto che però Confindustria cerchi di utilizzare in più gli ammortizzatori sociali e strumenti alternativi. Il limite di tutta questa partita è che il blocco dei licenziamenti andava considerato come un guadagno di tempo. E se si guadagna tempo, il tempo va utilizzato con delle politiche. Io, Ichino e Lucia Valente avevamo proposto di prendere, guardando il trend dei dati, su questo non l'ho detto, ma sono molto d'accordo con l'intreccio dei dati di cui Santi parlava prima, ma vale anche per le condizioni economiche d'impresa. Se un'impresa andava già male nel 2018 e 2019 e il trend è stato confermato nella situazione pandemica, i lavoratori di queste aziende sanno già che non torneranno a lavorare. Su questi lavoratori bisogna agire immediatamente. Immediatamente voleva dire un anno fa, ma non. E per cui assicurargli percorsi di riqualificazione professionale, irrobustire le loro competenze con le competenze più importanti e fare in modo che non restassero a terra e avessero un'occasione di ricollocazione. Ecco, questo è il guaio. Invece c'è sempre questa attenzione dell'azienda del momento. Il politico fa la battuta in questo grande interesse disinteresse che lascia soli il lavoratrice e il lavoratore. Assolutamente. Dobbiamo andare a chiudere. Io quindi ringrazio i nostri ospiti. Grazie a Marco Bentivogli, coordinatore nazionale di Base Italia. Grazie a Rossana Dettori, segretaria confederale della CGIL con delega alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie a Francesco Santi, presidente dell'Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza. Grazie Elisi Viettone per la co-conduzione qui su Radio Radicale. Grazie a Francesca Spinozzi, ovviamente, per l'ottimo coordinamento redazionale. Noi ci ritroviamo ovviamente la prossima settimana, sempre stesso posto, stessa ora, qui su Radio Radicale. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci, grazie, buongiorno.